Buongiorno, mettiamo a registrare anche con la Sony, mettiamo a registrare anche col telefono, dov'è? Andiamo sul Play Store, le mie app, i miei giochi, Fujifilm, camera remote, l'aggiornamento per Android. Sono un influencer, non c'è niente da fare. 2 giorni fa Stefano Manzetti mi ha scritto quando verrà aggiornata la versione per Android di camera remote e oggi l'hanno aggiornata. Adesso andiamo a vedere come funziona la nuova app camera remote di Fuji su Android. Fortunatamente, perché lo uso per il drone, ancora non è stata aggiornata. Quindi, più che altro, fortuitamente mi trovo un telefono Android che utilizzo come display per il controller del mio Mavic Air. Andate a vedere i video relativi al Mavic Air nella scheda qua sopra. E, quindi possiamo vedere come funziona l'app camera remote Fujifilm su Android. Poi dici che non sono un influencer. Ovviamente cambia anche l'icona dell'app Fujifilm e andiamo a vedere se è simile a quella di iOS. È possibile riprendere il remoto controllando il live view, bellissimo. Procedi. Ripresa con fotocamera in remoto, nel senso che c'è il telecomandino, cioè è come se fosse uno scatto remoto. Importo immagini. Album. Si usa in maniera del tutto simile a quella iOS. Scegliamo il sistema. Vabbè, nel caso fosse troppo scuro, poi vedrete sullo schermo XT3. Procedi con l'impostazione. Come al solito qua accendiamo la camera. Andiamo in Bluetooth, che sarebbe impostazione connessione. Sezione Bluetooth, registra accoppiamento, procedi, e l'ha già trovata. Qua ti fa vedere sulla fotocamera quali dei telefoni usare. Una volta che fai avvia, ti ripresi il live view, adesso non c'è l'obiettivo, però fa tutte quelle operazioni che abbiamo visto fare anche su iPhone, nel senso che l'app dice al telefono di creare la rete wifi e loro si dovrebbero connettere in maniera automatica. Camera remota, sto cercando di attivare, consenti, consenti questa volta. Sì. Caro Stefano, risolti i tuoi dubbi sull'app camera remote per Android. Adesso anche voi utilizzatori di Android potete usare la nuova app camera remote di Fujifilm aggiornata alla versione, presumo che sia 4.0 su Android, non ho visto. Come al solito, se volete, perché nel video precedente non l'avete fatto, se volete che io vi spieghi in dettaglio quali sono le funzioni e come funziona l'app camera remote per Fujifilm, scrivete nei commenti dettaglio. Ci vediamo al prossimo video.